Bentornati su Marco Tech Experience. Adesso finalmente dopo 5 mesi ho finito il loop che avevo iniziato a dicembre, gennaio. Mi dava sempre problemi. Ho provato, da prima ho installato una nuova sola, poi dopo ho detto installiamo due, una nuova nuova, un po' di ventilatori. Di nuovo gli Arctic che hanno fatto il loro servizio e poi ho preso ancora un po' di liquido. Usavo il liquido EK Cryo Fuel Solid Azure e faceva un bel effetto, però si faceva in interramenti a go-go. Questo era il blocco della CPU che era interrottissimo. La CPU i9 13009 andava sempre in time throttling. Vi faccio vedere un po' di casini che avevo fatto. Frequentando il forum ho visto che più area hai a disposizione per raffreddare il processore e più rimane freddo. Ma soprattutto ho scoperto che usavo il liquido sbagliato. Dopodiché ho rimosso tutto, ho usato solo più Double Protect Ultra, questo qui. Per i miei loop in futuro che farò userò solo più Double Protect, perché quello è una protezione contro le alghe e tutto quanto, protezione contro i intasamenti e cose simili. Ho colto l'occasione per togliere tutti. Dentro nei PC c'è solo più la GPU block e la CPU block che vedete qui, e anche la CPU block avevo prima una con il display, quella della Thermaltake, questo qui, con un display bello e tutto quanto, però non faceva bene freddo per la CPU. E allora sono andato avanti, ho provato, fatto e rifatto, e alla fine ho cambiato anche i tubi. I tubi sono più, non sono più quelli normali che usavo prima, uso solo più questi cavi qui, che non contengono i... Non so come si dice in italiano, però Google traduce con plastificante o morbidente. In tedesco si chiama Weichmacher. Allora, dopo consulti sul forum, ho cambiato il Thermalright con un Core 1, perché vedevo che un paio di mesi fa, quando è uscito, le recensioni erano buonine. Però poi mi sono reso conto che, vedete qui, tutte le i fori che sono stati fatti su questo block sono stati fatti malamente, secondo me, e vedete che i buchi sono fatti male. Ho deciso di togliere anche quello e sono passato al Cryo Next della Aqua Tuning. Sono stato capace a ridurre di 10 gradi la temperatura della CPU. Allora, ho cambiato tutti i tubi, ho cambiato la CPU block, ho creato poi, praticamente lo chiamo muro del raffreddamento, che è questo qui. Con questo ho 2540 mm di spessore di radiatore, 2.9 1.360, 3 pompe,
una, due, tre pompe, un filtro che va, fa tutto il giro, ve lo faccio vedere. Prima parte liquido da lì. Questo è un sensore di calore da temperatura esterna. Qui dentro c'è un sensore di temperatura di liquido. Il liquido va da qui, va giù verso la seconda pompa, poi da qui va verso il primo nova, fa tutto il giro così, poi torna su qua, da qui va su verso il high flow next, questo mostra quanto flusso c'è e la temperatura dell'acqua. Da qui va fuori, va via verso il radiatore da 360 mm. Poi da qui esce e va giù verso il nova, il secondo nova, attraverso il nova, esce fuori da qui. Va giù nel filtro, che ho messo un filtro così, poi da qua va su di nuovo verso la terza pompa, e dalla terza pompa va verso il PC, dentro verso la GPU, attraverso la GPU, da qua fuori va verso il processore, dal processore va di nuovo fuori. Questo è più o meno un loop, è un grande loop, uso tre pompe, ho un flusso di massimali quando lascio andare al massimo le pompe di 138 litri all'ora, che alcuni dicono che è poco, alcuni dicono che va bene. Per me va bene perché io lascio andare più lenti le pompe, perché faccio solo un flusso di massimo 90 litri all'ora, che basta, avanza. Basta per non avere più thermal throttling, nonostante sia una CPU 13900KF. Faccio un'ora di Cinebench attivo, che va di continuo, fa loop, e FluMark a 4K. La scheda video e la CPU insieme fanno al massimo 800 watt di TDP. Avendo io una superficie di 2500, io sono più che sufficiente di millimetri del radiatore. E con questo è tutto, spero che questo video sia stato interessante, ha portato a me e anche a voi le informazioni giuste. Adesso il mio PC va bene, silenzioso, non fa più thermal throttling, calore raggiunge al massimo 89 gradi, con Cinebench raggiungo 40-41.000 punti, quello era il mio scopo, raggiungerlo. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like, lasciare un commento se vi va e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!